come vi avevo promesso nella puntata precedente, proseguo nel rinnovamento del bagno. Inizio con l'installazione del nuovo lavabo. Su una parete laterale bisogna fissare un profilato ad L, il cui compito sarà quello di sostenere il top del lavabo. Controlliamo la posizione e segniamo i punti da forare. Qualche pezzo di nastro adesivo impedirà alla punta del trapano di scivolare sulle piastrelle. Pratichiamo i fori con il trapano dotato di accessorio per l'aspirazione delle polveri. Inseriamo nei fori i tasselli SX Fisher e li spingiamo a filo della piastrellatura. Collochiamo il supporto in posizione e avvitiamo le viti dei tasselli. Con l'avvitatore avvitiamo le viti, ma non completamente, per poter in seguito eseguire un aggiustaggio di posizionamento. Apriamo la scatola del lavabo ed estraiamo il sanitario. Lo appoggiamo in un posto sicuro. Con un cutter ritagliamo dalla scatola la dima del lavabo che ci serve per riportarne la forma sul top. Acquistiamo un top standard, ce lo facciamo tagliare nella lunghezza necessaria e lo appoggiamo sui muretti di sostegno che avevamo costruito e sull'angolare fissato a parete. Controlliamo l'orizzontalità del top con la livella bolla. Appoggiamo la dima sul top nella posizione in cui desideriamo inserire il lavabo. Con la matita tracciamo una visibile linea seguendo i contorni della dima. Montiamo sul trapano una punta da legno del diametro di 10 mm e pratichiamo un foro sul top stando all'interno della linea tracciata. Utilizziamo l'aspiratore Ventaro per pulire il top dai trucioli di foratura. Colleghiamo l'aspiratore al seghetto alternativo per poter procedere al taglio in completa pulizia grazie all'asportazione della segatura eseguita da Ventaro. Inseriamo la lama del seghetto nel foro praticato in precedenza e iniziamo il taglio seguendo la linea tracciata a matita. Al lavoro completato possiamo asportare la parte tagliata. Togliamo provvisoriamente il top e con l'adesivo mille chiodi montato sull'apposita pistola applichiamo alcuni punti di materiale sopra il bordo dei due muretti. Riposizioniamo il top e lo premiamo sull'adesivo, poi controlliamo con la livella bolla che sia perfettamente in piano. Stendiamo un cordone di silicone sigillante bianco lungo la linea di giunzione tra il top e la parete. Rifiniamo il top avvitando il profilato metallico su cui incastriamo il bordino sagomato che raccorda il top alle pareti. Dopo aver inserito il lavabo nell'apertura e aver sigillato il suo bordo con silicone trasparente, prepariamo il rubinetto monocomando che inseriamo nel foro presente sul lavabo. Assembliamo i componenti del comando del salterello e inseriamo la sua astina sul retro del rubinetto. Montiamo la piletta di scarico sul lavabo che si inserisce dall'alto e si appoggia sull'apposita guarnizione. Lo scarico si avvita da sotto alla piletta. Al lavoro terminato inseriamo il salterello e ne proviamo il funzionamento. Non resta che collegare il rubinetto all'acqua calda e fredda. Materiali: profilato L in metallo, tasselli SX Fisher, lavabo in ceramica,
rubinetto monocomando, scarico e tubi flessibili, top intrucciolare bilaminato, sigillante Pattex. Attrezzi: utensili manuali labor di Sodifer, cacciavite, livella a bolla, martello, cutter, trapano PSB microfilter Bosch, punta da muro, punta da legno, avvitatore a batteria Bosch, seghetto alternativo Bosch, aspiratore Ventaro Bosch, pistola applicatrice per cartuccia, bordino di rifinitura per top.